Ciao ragazze, allora questo qua praticamente è un continuo dell'ultimo video che avete visto. Aspettate che recupero la sala. Rieccomi. Allora, stavo dicendo che è un continuo dell'ultimo vlog che avete visto. È giovedì 12, eccola, mi arriva la curiosa. Sono le 2 del pomeriggio e praticamente mi sono arrivati pacchettini di Amazon. Praticamente ho ordinato 3 cose sempre per quanto riguarda il nido che mi hanno richiesto. Quello è lo zaino della mamma. E niente, ho deciso di continuarlo anche oggi, almeno così vi faccio vedere proprio tutto, tutto, tutto. Allora, qui ci dovrebbe essere la pennina USB. Mi hanno richiesto questa pennina. Cioè, non questa in particolare, una pennina USB. Io ho preso la 32 giga. L'ho presa in offerta a 5,99. L'asilo non mi hanno detto da quanti giga. L'ho preso io la 32. Penso che qua ci metteranno tutte le fotine che gli faranno. Questo lasciamo interno, almeno si butta via. Quindi pennettino USB, poi è arrivato questo pacco stranissimo, pacco non pacco perché mi è arrivato in questa bustina e praticamente è la tuta impermeabile. Sara, questi sono i fazzoletti però. È la tuta impermeabile per quando poi le porteranno fuori e magari piove. Speriamo gli vada. Io ho preso la più piccolina, che era quella 1-2 anni. Vediamo un po' com'è. Questa è una borsina, forse per riporla dentro. Aiuto. Ora un po' bellina, Tara. E questa è la fantasia che ho scelto. L'ho presa, sì, rosino, più fucsia, con il gufetto. Mi piaceva la fantasia del gufetto, cioè il cappuccio così con le orecchie, con la visierina, appunto il gufetto e poi tutta intera con i bottoncini e anche 2 taschine e in fondo alle caviglie ha il polsino. Vediamo, speriamo che gli vada, poi la proviamo, eh. Mi sembra enorme a vederla. Poi c'erano anche altre fantasie. C'era arancione con la tigre, molto carina. Infatti ero decisa fra questa e quella lì. Poi ce n'è una sull'azzurro, una sul verde. Se vi può interessare vi lascio il link, se mi ricordo, giù in info box. E poi, li ho preso. Così però non si vede. Gli ho preso gli stivaletti in gomma perché non li ho trovati a giro e quindi ho detto sai che c'è, le faccio prima a prenderli su Amazon, sperando che gli vadano. Io gli ho preso il numero 19 perché dice che restano un po' grandi. Ma che carini! Guarda un po' Sara Bellini, gliel'ho presi questa fantasia qua. Non so se sono blu o no, sono blu. Blu acqua. Oppala. Eccoli. Oddio, sono un po' sciupatini, eh. Vabbè, sono questi. Sono un po' strani. Comunque sono molto carini. Carinissimi. Ah, la tuta l'ho pagata 25. E gli stivaletti 19. Carinissimi, troppo bellini questi stivaletti. Piacciono? Dov'è? Eccola! Ti piacciono gli stivaletti? Belli! Grazie.
Buongiorno ragazze, allora oggi non è il giorno dopo, ma è il giorno dopo ancora, se non sbaglio. Insomma, è sabato mattina, è il 14 e sono più o meno le 9, la Sara è di là, abbiamo appena fatto colazione e io adesso mi vorrei un attimino dedicare a un po' di pulizie perché c'è la casa che è un po' un macello. Spero che la Sara sia calma e tranquilla e che mi permetta di fare qualcosina. E poi oggi pomeriggio urge, urge fare la spesa perché c'è il frigo che veramente piange, la dispensa pure, quindi dobbiamo andare assolutamente a fare spesa. E niente, quindi vi porto un po' con me oggi. Thank you.
Topina? Ci sono le carote, poi cosa c'è? Cosa abbiamo preso, Sara? Oh, questa? La pasta sfoglia? Siamo andati a fare la spesa da Inz. Abbiamo preso, vabbè, le carote che avete visto prima, la pasta sfoglia rettangolare, poi sovraccosce di pollo, pagate 3,99 euro. Un broccoletto, sì, le uova, 6 uova grandi, poi passata di pomodoro da 500 grammi, abbiamo preso una e due. Allora, poi abbiamo preso questi bicchierini qua, piccolini per il caffè, poi guanti per i piatti. Di carne, l'hamburger di bovino, ce ne sono quattro. Di carne basta. Poi due per la pizza di stasera, base per pizza. Uno e uno, due. Buona buona questa qui. Poi sempre per la pizza di stasera, filoncino di mozzarella in foglie. Poi abbiamo preso due confezioni di questi raviolini con ricotta e spinaci e un bagno doccia shampoo per Andre. Una busta fina. Poi, sempre per la pizza, la provola affumicata. Gorgonzola dolce. Formaggino spalmabile per le piadine. Di salumi non c'era tanto, infatti abbiamo preso solo la mortadella di Bologna e due di prosciutto cotto. Questi qua tipo fruttolini per la farina. Sta facendo un casino qui. Sofficini, questi sono formaggio e basta, giusto? Poi una bustina di spinaci biologici e i piselli finissimi da 600 grammi. Pancetta affumicata a cubetti, due ricottine bio, questa è la genovese senza aglio, ravioline. Il grana padano da 250 grammi. Una rete d'arance. 4 mele. Paninotti per gli hot dog. I fruttini per la Sara. Pera, mele e prugna. Mela e un altro alla pera. Sembra pasta. I tarallini del contadino, Che buoni. basta, ce n'è prima la prugna. L'ho Due alla mela, detto. due alla pera e una alla prugna. L'ho detto. Banane. No, no, ce n'è un altro, sì. Te l'ho detto. Alla mela. Comunque abbiamo speso in tutto 88,23 euro. Brava, guardate com'è brava la Sara. Che sistema i panni, vero? Allora, qui che c'è lo Scottex, due rotoli. Lo scopo. Vabbè, l'asciuga tutto. Poi, mega confezione di tonno, pinna gialla, 9,99, questo non lo ricordo. Poi pane di grano duro, l'aceto di vino bianco, un succhino alla pesca, una mega confezione di questi biscottini qua, amici del latte, da 1 chilo, vediamo un po' come sono. Questi che sono buoni. Poi Sì,
Il purè con ripieno al cioccolato, cornettini doppia sfoglia farcito alla nocciola. Con cornetti, non cornettini. Dal colle. Ne erano offerte queste? Sì. E gli spezzol agli spinaci. Basta. Finish. Ragazzi, buongiorno. Oggi è il mattino dopo, è domenica. Sono qua in camera della Sara che sto piegando un po' dei suoi pannetti. Lei intanto è qui che sta tirando fuori di tutto e di più. Comunque chiedo qua questo video, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, se è così lasciatemi like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!